secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti, e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Parola del Signore. Grande solennità, festa dell'ascensione di nostro Signore Gesù Cristo al cielo. La storia della salvezza si completa. Si realizza in pieno il disegno di amore della Trinità tutta per noi, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, attraverso il Figlio che si fa uomo, si fa carne, muore sulla croce e risorge. C'è qui tutta la sintesi della nostra gioia, della nostra festa, il trionfo di Cristo per noi, la liberazione dal peccato, dalla morte eterna, la certezza di trionfare con Gesù. Gesù uomo sale al cielo dopo aver patito e sofferto, dopo aver annunciato la parola di Dio, ecco, risorge e sale al cielo. Rimane un po' di tempo con i suoi apostoli, i suoi discepoli, per testimoniare la sua resurrezione, per dare gli ultimi avvertimenti agli apostoli. Poi salirà al cielo, rimarrà alla destra del Padre ad aspettare ciascuno di noi. Va a preparare un posto per ciascuno di noi, per la nostra festa, la nostra gioia, il nostro trionfo. Meravigliosa questa parola del Signore. La nostra religione veramente è qualcosa di così intimo, di così profondo, così grande, incommensurabile. Viene rivelata la parola di Dio dagli antichi profeti fino a Gesù Cristo e la storia della Chiesa che ce lo rivela ancora presente nella Chiesa, nei sacramenti, nell'Eucaristia. Ebbene, questi giorni festeggiamo il trionfo di Gesù. Se l'è meritato Gesù come uomo di essere in cielo, di risorgere e salire al trono, alla vittoria, dopo essere stato giudicato, condannato, ucciso, torturato sulla croce, si merita il trionfo. Ecco, così ci viene narrato dagli Atti degli Apostoli, dai Vangeli, dalla parola di Dio, mentre era lì con i suoi discepoli, i suoi apostoli, Gesù sale al cielo. Gli apostoli guardano, si sentono spauriti perché ormai sentono la lontananza di Gesù che va via, ma va a preparare il posto per noi, che sta da guardare. Gesù è salito al cielo, tornerà un giorno a giudicare tutti coloro che hanno scelto o Dio o contro Dio. Festa dell'Ascensione è il trionfo di Gesù, veramente come uomo per quello che ha patito se l'è meritato. Però a noi si interessa questo, perché lode a Dio, lode a Gesù, gli battiamo le mani, facciamo festa, siamo orgogliosi del trionfo di Gesù. Però c'è qualcosa anche per noi, è una festa per noi, perché se Cristo è risorto e è asceso al cielo, anche noi
saremo con Lui nella gloria. E questa è la festa anche dell'Ascensione, una festa per noi. Lui se l'è meritata, ha sofferto. Noi, in fin dei conti, che abbiamo fatto per scegliere il Signore? Qualche prova, qualche difficoltà, ma in confronto alla passione e morte di Gesù non è niente. Eppure anche noi avremo la stessa gloria, saremo sorpresi, portati in cielo nel trionfo con Cristo. Lui il trionfatore, noi suoi colleghi. Lui ha fatto tutto, noi abbiamo fatto poco o niente, però ci viene data la stessa gloria, la stessa grazia, lo stesso dono, lo stesso trionfo. Quindi è una festa per noi, il nostro Gesù come uomo, perché come Dio era già in cielo, ma come uomo, carne umana come noi, figlio di Maria per opera dello Spirito Santo, quell'uomo lì, quella carne lì, è in cielo alla destra del Padre, come ci saremo noi. Anzi, c'è una testimonianza ancora che ci dà sicurezza. Maria, lei è già assunta in cielo, come un giorno lo saremo noi, a testimoniare che quello che Gesù ha detto, ha promesso, si realizzerà. Quindi Maria è già anima e corpo in cielo, con Gesù. Anche noi, un giorno, con Gesù e Maria, saremo nella gloria. Allora ecco, guardiamo al cielo, che stiamo a guardare le cose di qua giù, di che ci preoccupiamo? Amici degli spettatori, siamo veramente stolti, ci preoccupiamo delle cose del mondo, basta una parola, ci mettiamo già in crisi, si sta male, si soffre, si piange, per che cosa? Le cose che passano, durano poco, poi il trionfo, la gloria. Il cristiano che crede a questo è nella gioia continua, anche in mezzo alle prove, alle difficoltà di questa vita terrena che ci sono, ci vogliono, sono le prove per la testimonianza dell'amore che scegliamo Dio. Se scegliamo Dio su questa terra, moriremo con Lui nella resurrezione, nella gloria eterna. La vittoria di Cristo sulla morte, sul dolore, sul peccato, sul male, per sempre, nel trionfo. Ci pensate, che regalo! Abbiamo fatto poco o niente, e ci viene dato tutto. Se noi pensiamo a questo, invece di pensare a tutti i problemi di questa terra, saremo continuamente nella serenità, nella gioia e nella pace. Amici telespettatori, crediamo a questa parola. Gesù ce l'ha rivelata. Se noi non ci pensiamo, rendiamo inutile l'annuncio di Gesù e rischiamo di perdere anche la fede. E rischiamo di stare tutta la vita nella tribolazione mentre sappiamo e ci possiamo consolare col pensiero del cielo, della vita eterna. Gesù è salito, noi con Lui, presto, il tempo passa, un anno più, un anno meno, ma poi ci siamo. Il trionfo di questo mondo è nulla, i grandi, potenti della terra, uno va, uno viene, uno ritorna, uno va via, non c'è niente. Con Gesù trionferemo, gli ultimi saranno i primi saranno gli ultimi. Chi ha sofferto su questa terra avrà il trionfo, chi ha dominato su questa terra sprofonderà nell'amarezza, nella morte eterna. Questa parola ci deve scuotere, amici degli spettatori, coraggio. Affrontiamo la nostra vita, fidiamoci di Dio, abbandoniamoci al Signore, chiediamolo a Maria, siamo ancora nel mese di maggio, chiediamolo a Maria che lei è già lassù a intercedere per noi, come è già Gesù a intercedere per noi, ci sta preparando un posto per ciascuno, come sarà il mio, come sarà il tuo, ci manifesterà la grandezza e l'amore di Gesù. Per ciascuno di noi c'è un premio incommensurabile. L'ultima rivelazione, l'Apocalisse, ci parla continuamente, proprio nel centro della parola, ci parla continuamente di questo trionfo, di questa vittoria, questa corona di gloria, questa palma della vittoria, questo sassolino bianco
che ci verrà dato come segno particolarissimo per noi dell'amore di Gesù, di Dio, della Trinità. Ognuno di noi sperimenterà la grandezza di Dio che appunto su questa terra è incommensurabile. Pensiamo a quello, rallegriamoci, facciamoci festa, facciamo festa. Riuniamoci insieme nella realtà della Chiesa oggi per poter veramente aiutarci a vivere nella fede. Non ci scoraggiamo dinanzi alle prove, alle sofferenze, alle difficoltà, ma coraggio, amici telespettatori. Questa parola vi giunga, comunque voi siate, nel dolore o nella prova o nelle difficoltà, alzate gli occhi al cielo. Guardate Gesù che sale e pensiamo anche noi un giorno, uno di questi giorni, saremo con Lui per sempre nella gloria. Vi auguro che questa parola vi dia tanta serenità, pace e gioia a tutti voi, amici telespettatori.